Ah, quindi ci si vergogna di chiamare il pene col suo nome, si chiama Pisellino, e non ci si vergogna di mettere sullo stesso piano l'animale con la sessualità affettiva, l'affettività umana. E non è qualcosa di istintivo, l'animale non può non fare sesso, glielo impone la natura esclusivamente in quei 3-4 giorni in cui la natura si stabilisce che va in calore. Invece l'essere umano è una scelta, e quindi ecco appunto come diceva anche il discorso, diciamo, dell'antropologia. La persona è persona, non è appunto è un fatto puramente istintivo il sesso, lì si insiste soltanto sugli aspetti istintivi e anche sulle reazioni fisiologiche, basta. E può essere, vabbè, interessante sapere anche il meccanismo della reazione, però a me sembra molto riduttivo. Pensavo ai genitori che ancora dormono con i propri figli fino all'età di 13 anni, 14 anni. Ma guardando il padre uno capisce... No, ma non è per capire, cioè uno gli deve spiegare anche che all'età di 13-14 anni può avere anche un'erezione. Quindi non è che ti puoi svegliare alla mattina... Ma devono spiegare. Ma certo che ti devono spiegare. Magari bisogna spiegarlo che uno ha l'erezione, sennò... No, io non credo. Che per poco te lo ha spiegato. Io ricordo che... Ma il fenomeno, perché ti svegli alla mattina, che cos'è? Io come genitore, come padre, come uomo, dovrei spiegare a mio figlio. Io ti ricordo che mia cugina rimase molto sconvolta dalle sue prime mestruazioni. Se nessuno glielo spiega a una bambina che è normale che un giorno, quando ha l'età giusta, si sveglierà con le mutandine sporche di sangue, è una cosetta, anche se mi dico che sia normale anche parlare di queste questioni in famiglia, o meglio, se non lo fa la famiglia, qualcuno lo fa farlo per evitare che questo. Io mi ricordo quando sia e poi non erano voi. Le mestruazioni, che i miei genitori mi hanno regalato un bouquet di rose bianche, quindi sono diventata una signorina. Ed è bello, ed è molto bello. Così è diverso andare, con le rose, diceva prima che dottore, senza sentimenti, amore, la poesia non c'è l'umanità, non c'è essere umano. Senta che c'è prima lui? Le videocassette sono tre, durano un'ora, e cioè, adesso da 15 anni fa, ma... Esatto, più grandi parli, ma anche di affettività, anche prima c'era la scena dei genitori che decidono di avere figlio, sono abbracciati, cioè, non mi ricordo bene, ma comunque penso, cioè, c'è il discorso tecnico delle lezioni, ma c'è anche il discorso affettivo. Tutto è bello, ma tra l'altro, cioè, da una serie di interventi qui, mi farti capire che a volte si dà troppa importanza spirituale all'atto sessuale, ovvero c'è chi ci deve dare un contesto antropologico, piccolo culturale. Il Signore dice che prima gli animali vanno in calore, a volte, scusate, fatemi passare il termine, anche noi andiamo in calore, se noi non andassimo in calore la Signoria non avrebbe niente, questo è il posto, non avrebbe niente. Non sarebbe talmente. Questa è la riassumere la puntata di stasera. Se non andassimo in calore... Questo è il problema, che se non viene noi abbiamo la capacità di controllare gli istinti, a differenza dell'animale. Se non viene trasmesso questo valore, poi arriviamo alla mentalità dello stupratore. Allora, questo va bene. Siccome trovo un desiderio, allora lo devo soddisfare come e quando voglio, con chi voglio. La degenerazione, però, allora lì io devo far entrare una componente razionale. Ma se non devo trasmettere un valore, se arriva lo stupratore. Se non abbiamo tutto questo legame affettivo fondamentalmente,